Ecco la parmigiana di zucca, a modo mio. Ora vi faccio vedere come la preparo. Che soddisfazione. Quando si raccoglie una zucca così, tutta la fatica che abbiamo speso passa in un attimo. Eccezionale. Ingredienti: zucca gialla, farina, salsa di pomodoro, parmigiano, origano, sale e olio quanto basta. Ed ora si taglia questa meravigliosa zucca. Quasi quasi mi dispiace da quanto è bella. Prima di iniziare qualunque cosa da tagliare, mi raccomando, affilate bene i coltelli. Voglio sentire anche il profumo. Ah, una cosa. Sembra di essere nell'orto ancora. Adesso rimuoviamo la buccia della zucca. Fare molta attenzione in quanto è sottile. Togliere solamente la parte esterna, senza sciupare e sprecare la polpa. Adesso tagliare la zucca a fettine sottili, se possibile tutte dello stesso spessore, circa un centimetro e mezzo. Oggi cuciniamo la nostra zucca che abbiamo raccolto dell'orto, la zucca gialla. Facciamo una parmigiana di zucca, leggera, in quanto noi non la friggiamo, ma la facciamo a crudo. Così rimane leggera, ma veramente buona. Preparare una pirofila con del pomodoro sul fondo. Quindi infarinate le fettine di zucca. E alternatele a strati. Preparo la salsa di pomodoro già condita. Sale, origano, olio e la distribuisco in modo non abbondante, altrimenti il piatto risulterà acquoso. E a me piace sentire il gusto della zucca. Con formaggio, origano, pomodoro, sale, olio, fino a terminare gli ingredienti. L'importante è che sopra ci sia una bella strato di formaggio. Anche il parmigiano, una bella manciata, ma che non copra il sapore della stessa zucca. Mi raccomando che la salsa sia artigiana, meglio se fatta in casa. Coprire la pirofila con un foglio di carta d'alluminio o carta dal forno. La zucca è pronta. Accendiamo il forno e lo portiamo a 170 gradi. A questo punto inforniamo la zucca. Per circa un'ora. Mi raccomando, gli ultimi 10 minuti
togliere la carta per far gratinare bene la zucca. Ed eccoci ad assaggiare la parmigiana di zucca. Semplice, leggera, ma che bontà. Assaggiamo. Buonissima. Devo dire che questa volta è venuta veramente bene.